Il positivismo è la teoria filosofica più diffusa nella seconda metà dell'Ottocento. Il termine fu coniato dal filosofo francese Auguste Comte, che nella sua opera fondamentale, Il corso di filosofia positiva, sostenne che l'unico sapere utile e accettabile è il sapere positivo, cioè quello che fa ricorso esclusivamente a leggi e metodologie scientifiche, rifiutando ogni spiegazione del mondo e della natura di carattere metafisico, basata su ipotesi non dimostrate o principi religiosi. Positivo è infatti tutto ciò che è reale e utile, e quindi lontano da ogni fantasticheria e funzionale allo sviluppo e al progresso dell'umanità. Positivo rinvia inoltre all'idea di certezza, di precisione e scientificità. Il positivismo ritiene dunque che l'unica conoscenza vera è quella scientifica, costruita attraverso l'osservazione dei fenomeni, la formulazione di ipotesi e la loro verifica sperimentale. Secondo i positivisti, la ricerca scientifica deve essere assolutamente indipendente dalla religione. Ogni manifestazione della natura e della vita dell'uomo è spiegabile solo in termini scientifici. È possibile perciò, secondo il positivismo, analizzare scientificamente la società attraverso la sociologia e indicare gli strumenti razionali per gestirla nel modo migliore. Centrale è nel positivismo il tema, di derivazione illuminista, della finalità sociale del sapere. La scienza ha senso in quanto serve a produrre strumenti per trasformare la natura e guidare i processi sociali in modo razionale e scientifico. La filosofia positiva è riconducibile a due principi fondamentali. Il primo è il materialismo, che rifiuta l'idea di spirito come vaga e non osservabile scientificamente, mentre la materia è considerata l'unico campo di indagine possibile. Il secondo è il determinismo, secondo il quale i comportamenti degli esseri viventi sono determinati dagli istinti e dai bisogni materiali o dalle condizioni ambientali e storiche.